Siamo con Roberto Marino, Palermo Calcio a 5 che esce battuto, però consentimi di dire, lascerò ovviamente dirlo a te, battuto solo nel punteggio, perché è stata veramente una grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Sì, intanto faccio i complimenti all'Athletic per la bellissima partita che ha disputato, complimenti per la vittoria, una partita da stare male, perché sicuramente ribaltare una partita da 0-2 a 3-2 non è facile. Faccio i complimenti anche ai nostri giocatori per averla approcciato il secondo tempo dal punto di vista mentale in un certo modo, e ahimè il campo ci ha dato un verdetto non bello per noi. Ecco, proviamo un po' a interrogarci su quello che può essere mancato alla squadra in quel frangente in cui era riuscita a risalire il punteggio, a mio parere con merito, e poi ha beccato quei tre gol al di là di quelli che possono essere stati i meriti dell'Atletico. Ma sicuramente ci sono un paio di errori tecnici che non dobbiamo commettere. Dopo il 3-2 prendi il 3-3 e subito dopo pochi secondi il gol del vantaggio dell'Atletico, lì naturalmente mentalmente ricevi un colpo che ti fa un po' spegnere il tutto. Però ribadisco, sicuramente il mister in settimana rivedrà gli errori. Complimenti all'Athletic, prepariamo al meglio ora la partita in casa contro l'Isola. Ecco, una partita molto importante, perché l'Isola è una squadra che soprattutto in trasferta ha fatto vedere di avere delle armi importanti da giocare. Come si prepara questa partita e soprattutto come si affronta? Si affronta intanto con una mentalità come il secondo tempo, quindi dobbiamo continuare da questo secondo tempo, dal recupero dal 0-2 al 3-2. Sicuramente incontriamo un altro avversario molto molto tosto, anche un'ottima squadra, abbiamo visto un attimo i risultati che hanno fatto fuori casa. Dobbiamo vincerla per dare continuità al lavoro che il mister sta facendo dal 26 di agosto, e perché dobbiamo risalire nuovamente la nostra testa. Vincenzo Saviano, protagonista nella partita in casa Palermo Calcio a 5, è mancato soltanto quel momento in cui l'Atletic Club poi ha ritrovato le forze per controrimontarvi. Sì, allora i complimenti assolutamente vanno anche all'Atletic, che hanno fatto una bellissima prestazione questi ultimi due minuti rimontando la partita. La colpa è stata nostra, che tra virgolette abbiamo mollato mentalmente. Ci sentivamo magari risultato sicuro una volta ribaltato il risultato, ma invece non è stato così, perché la partita, come alcune volte ci dimentichiamo, finisce quando l'arbitro fischia. Tra l'altro la prestazione comunque si riparte da quello che si è visto praticamente nel primo quarto d'ora del secondo tempo, in cui comunque al di là dell'aver trovato la rimonta, comunque la squadra ha schiacciato un avversario molto forte nella sua metà campo, forse anche meno della metà campo. Sì, questo è stato merito del mister, perché abbiamo preparato la partita così tutta la settimana e diciamo che in gran parte ci siamo riusciti, è mancato soltanto il risultato. Si riparte ora dal lavoro in settimana, sabato arriva l'Isola, che partita ti aspetti? Questo lo saprà il mister, ci preparerà lui al meglio per disputare meglio questa partita, e speriamo di portare il risultato a casa.